Eugenio Scalfari, dopo i risultati referendari di oggi, secondo lei Berlusconi riuscirà a finire la legislatura e arrivare al 2013? Francamente non credo. Io le ho già detto che secondo me non cade adesso, perché questa maggioranza di scilipotiana, se posso definirla così, è una maggioranza relativamente piccola, ma c'è, e non gli conviene a questi responsabili di buttare giù il governo e andare alle elezioni, perché nessuno di loro verrà mai più rieletto, quindi non gli conviene. Quindi un anno di vita questo governo, quindi, quanto dà? Sì, a meno che nella seduta del 22 non ci siano rilevanti assenze leghiste. Questo non è da escludere. Allora è la Lega che decide di chiudere. Togliere, staccare la spina, sì, come si dice da tanto tempo. È un modo. Mm. Non vanno a votare in parecchi, e quindi di qui la necessità che i deputati e i senatori del centrosinistra siano tutti incatenati alle sedie di Montecitorio e di Palazzo Madama, ci siano tutti, salvo quelli che stanno male. Si parla di popolo sovrano. Il popolo non è mai tanto sovrano quanto nelle consultazioni referendarie, perché lì non deve passare attraverso liste di partito, liste civiche, liste... Lì si esprime ogni persona direttamente. Il potere sovrano del popolo è un potere diffuso, è la sovranità di ogni individuo che va a votare. Allora, quindi questa è stata un'affermazione del popolo sovrano. Loro parlano sempre del popolo sovrano, quando si esprime poi... Ho sentito oggi nel dibattito proprio da Mentana, alla 7, Quagliariello e altri analoghi. Del PDL, sì. Quagliariello è una persona che sa ragionare e di quelli, sa che quando si dice tirano la pelle di zigrino, cioè allungano il nulla, perché lui continuava a dire che... il governo non aveva abbandonato il legittimo impedimento. Falso. Il governo, il nucleare, non lo voleva. Questo è di una falsità totale. Il governo, come è stato ampiamente spiegato, aveva fatto una legge che dava al governo, senza più bisogno nemmeno di un passaggio parlamentare, la facoltà di fare il piano d'energia nucleare. Quindi, con una moratoria di un paio d'anni in mezzo. No, ma moratoria se non ci fossero state novità della scienza. Allora, qui c'è un Enel, c'è una lobby enorme, perché l'Enel, che è l'Enel, aveva 40 miliardi di lavori per fare le centrali. Sì, sì, c'è sicuramente, come sempre, ci sono grandi interessi in ballo. Cioè, mentre prima tutto passava, prima, attraverso i partiti, adesso c'è una rete, non c'è più una verticalità, cioè il partito e poi si diffonde questa situazione. C'è una rete che semmai i partiti debbono stimolare, allargare la rete. Questo è una situazione, l'ha detto Travaglio oggi, io spesso non concordo con quello che dice Travaglio, lui ha una passione per Beppe Grillo, vabbè, che lei non ha. No, io non ce l'ho. Sebbene Beppe Grillo questa volta ha detto andate a votare. Sì. E cosa l'ha convinta di quello che ha detto Travaglio invece? No, Travaglio ha fatto una diagnosi geometrica che è la mia stessa, insomma abbiamo lo stesso modo di vedere la cosa, cioè il potere politico si sta diffondendo in un modo orizzontale, che le spiego in una parola che cosa intendo facendo questo. Noi avremo la necessità di rafforzare il potere esecutivo. Il potere esecutivo deve essere rafforzato, perché le decisioni
in un'economia globale devono essere veloci. Proprio di fronte a questo rafforzamento ci vuole un contrappeso forte. Il contrappeso forte, uno dei possibili contrappesi, è un referendum che va cambiato. Che va cambiato sia nel quorum, sia che quorum non deve essere più abrogativo. Il quorum va abolito. Il quorum va bene per i referendum abrogativi, ma noi dobbiamo introdurre il referendum propositivo. Come allora, c'è in tutti il gli referendum altri paesi. Propositivo, ma nelle elezioni c'è un quorum? No, non c'è. Chiarissimo. Eugenio Scalfari, lei pensa che la Lega sia ancora disponibile a votare una legge come la prescrizione breve, per esempio? Io penso di no, ma faccio osservare che l'abolizione referendaria del legittimo impedimento, di quello che restava del legittimo impedimento, ha una valenza politica che va al di là del legittimo impedimento. Cioè, avendo loro votato contro per l'abrogazione di un provvedimento che rende diseguali certi politici, il Presidente del Consiglio, i ministri, rispetto agli altri, con questo hanno votato contro qualunque legge che sia appunto ad persona. Cosiddetta ad persona. Quindi io non, la Lega ne dovrà tenere non conto, voglio azzardare comportamenti che sono imperscrutabili, perché, ma mi domando, una legge sul processo breve che viola lo spirito referendario sarebbe firmata dal Presidente della Repubblica? Mi faccio una domanda, non, forse sì, forse no. Forse sì, perché forse no. Il referendum ha stabilito con quel... Però non è la prima volta che verrebbe disatteso referendum in Italia. No, il referendum non è la prima volta, ma adesso però abbiamo dei filtri molto seri. Il Quirinale è nell'ambito delle sue prerogative istituzionali è mai un passo oltre quelle, ma quelle le fa valere in un modo assoluto. Senta Scalfari, nel weekend c'è stato un botta e risposta tra Maroni e Tremonti, no? Il ministro leghista diceva che bisognava avere più coraggio per quanto riguarda i tagli delle tasse, Tremonti invece ha detto che il coraggio l'ha dimostrato tenendo sotto controllo i conti pubblici. Chi ha ragione secondo lei? Sicuramente ha ragione Tremonti in questo. Tremonti poi dovrebbe spiegare parecchie altre cose, ma adesso lei mi fa una domanda specifica. Quando, voglio dire, Maroni dice ci vuole più coraggio, non è il solo, lo dicono tutta la Lega, lo dice e lo dicono molti anche nel PDL. Lo dice Berlusconi. Berlusconi vorrebbe che Tremonti aprisse la borsa. E Tremonti risponde, guardate che non è l'Europa che me lo impedisce, sono i mercati che me lo impediscono. Perché se io apro la borsa in un momento come questo, viene giù il diluvio della speculazione contro i titoli pubblici italiani. E rischiamo di fare allora una brutta cosa fine. Questi sono uomini di Stato. Scalfari, se lei avesse davanti Berlusconi stasera cosa gli consiglierebbe? Di andarsene. Bene, grazie Eugenio Scalfari, grazie. Ricordo